Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellos Game, siamo qui su StarCraft 2, Wings of Liberty, no, Legacy of the Void, nemmeno, ma ancora per qualche missione Heart of the Swarm, campagna Zerg. Dunque, nella scorsa missione abbiamo fatto l'assalto planetario, adesso non mi ricordo bene il nome della missione, comunque siamo atterrati su Coral e abbiamo conquistato i dintorni di Augustgrad, come ci ha chiesto Valerian, quindi non stiamo attaccando direttamente la città. Non Prima di sconfiggeremo mai i nostri proseguire, nemici restando passivi. giusto? Prima di proseguire con le missioni, dobbiamo andare alla fossa evolutiva dove Abathur ha preparato per noi l'ultima missione evolutiva per l'ultima bestia che non abbiamo ancora evoluto. Quindi, signori, è il turno dell'Ultralisca. Ceppo di Ultralisca pronto per sviluppo. Laboratorio di dominio scoperto su Coral. Sperimentazione su ultrarische. Possiamo rivolgere ricerca contro di loro. E dunque direi di utilizzare le armi che ci forniscono contro di loro. Complesso di Xeno ricerca di dominio. Metis. Zerg all'interno. Puoi catturare. Puoi usare. Manx sembra ansioso di tenerci alla larga, ma potremmo sfruttare i suoi esemplari contro di lui. Un'ultralisca potrebbe tornarmi molto utile. Ascoltami, ultralisca. Liberati. Raggiungi la porta. Uccidi chiunque sul tuo cammino. Beh, servono molto quelle tenaglie. Squadra di sicurezza 4, cosa sta succedendo? Immune agli effetti di stordimento e controllo mentale. Quindi non può essere rubata dagli infestor. Laggiù, distruggi quella cella di contenimento e le ultralische saranno libere. Ottimo. Rilasciato composto tossico, grande potenziale, legame e conseguenze di Ultralisca. Ceppo di Atrax, emette esplosione velenosa, danneggia nemici in area bersaglio. Ok, non mi sono arruolato per siete questo. spawnati. Avete visto che abbiamo tolto vita? E questo infligge istantaneamente. Voglio subito la struttura sotto controllo! Proviamo a utilizzare solo il tasto W. Ah no, praticamente è già attivo. Ok. Ho messo il flash automatico. Vediamo di utilizzarlo adesso. Contenete quegli esemplari o l'imperatore avrà la vostra testa! Ok, torna a essere una spell passiva. Che state facendo? Sparategli! Ci stanno sparando, non vedi come ci hanno ridotto male? Ok, recuperiamo un attimo la vita, andiamo avanti. Toc toc, chi è? Esemplari liberati. Raggiungere campo di battaglia. Periferia di Augustgrad, alloggi militari e centro di stoccaggio. Struttura deve essere distrutta. Produce armi nucleari sperimentali. Il ponte è protetto da forze del dominio. Avanzate e conquistate il passaggio. Dunque, per evitare di finire nel futuro di... Ah, ma siamo nella seconda parte. Per evitare di finire come il futuro di Fallout, un gioco che troverete sul canale, spero. Guarda che distruggono i Ultralisca in pali mentre arrivo. passano. Lanciate la testata. Ora! Signore, è ancora sperimentale. Non sappiamo cosa farà. Lanciate subito quella maledetta testata! Allora, Mesca avrà ragione. Lanciami la testata addosso, dai.
un'analisi dei danni. Composto radioattivo ha infettato Ultrarisk. Approfittane. Integro percorso evolutivo atrofizzato. Adesso lancio Ultrarisk, Tarrasch. Rigenera tessuti morti. Rianima creatura. E mi tornano in vita dopo essere morto. Avanzate, proseguiamo l'assalto. Ma con quanta vita? Cosa sono quegli orrori? Non lo so, li avete creati voi. Non sono una creazione naturale. Però sono davvero belli. Abbattete quei mostri e fate che non si rialzino. A move. Andate dritti per dritto. Si stanno proprio falciando via. Un'altra bomba atomica. Ma siamo diventati immuni alle bombe atomiche? Un'altra testata. Stanno bombardando la loro stessa città. Ok, qua ne perderemo di sicuro qualcuna. Genera bozzolo alla morte. Momentanea rianimazione. E con quanta vita? Si è rialzato. Oh, non promette bene. Cavolo, con tutta la vita. Andiamo avanti. Ultrarischi aggiuntive pronte. In arrivo. Vabbè, direi che con tutto sto po' di roba ci vincerei le missioni con sta cosa qua. Andate dritti. Attaccate tutto, se morite pazienza. Anzi, se morite meglio, tornate con più vita. Dunque, non lo so. Devo decidere che fare. Comunque abbiamo scongiurato nessun futuro a Fallout dopo tutti sti lanci nucleari. Struttura distrutta. Produzione di armi sperimentali non più possibile. Preparerò sequenze di Ultrarisk. Torno a fossa evolutiva. Dunque. Pronte per integrazione. Attendo decisione. Non sono sicuro di cosa fare. Perché rispetto a prima, cioè all'ospite dello sciame, questa è l'unità che utilizzeremo sicuramente. Sono belle tutte e due. Questa qua viola, anche degli spuntoni in più, come vedete questi. Questa qua invece ha degli specie di buchi da dove escono, esce questo gas. Dunque. Questa fa più danno. Questa qua invece torna in vita. Quindi alla lunga fa più danno questa, perché è come averne due. Il problema è che ci rallenterebbe un po', molto probabilmente. Però è anche vero che avremo delle ultralische in più. Sapete cosa vi dico? Io scelgo questa. Quindi Terra Scope contro Atrax. Vediamo bene le scritte. Allora, rilascio una nube tossica che infligge 5 danni al secondo all'unità terrestre nemiche vicine. Una nuvola venetica infligge 20 danni all'unità terrestre nemiche. Tempo di recupero 10 secondi. Ok, niente di più di quello che abbiamo già visto. E anche qua niente di più di quello che abbiamo già visto. No, scegliamo Terrasque. Evolviamola così. Molto bene, dunque abbiamo finito con le missioni evolutive, quindi tutte le nostre unità sono sviluppate. Alla fine abbiamo fatto tutte queste sulla linea verde e loro due sulla linea viola. E sì, direi che possiamo interrompere il video qui, Kerrigan. E ora dove fuggirai, Arcturus? Esatto, mancano solo due missioni alla fine di Heart of the Swarm e poi inizieremo Legacy of the Void.
probabilmente questo sabato. E nella prossima missione distruggeremo ulteriormente le difese di Coral per poi sferrare nella missione finale l'attacco al palazzo di Mensk. Direi che possiamo interrompere il video qui, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto. Mettete un mi piace, iscrivetevi. E per non perdervi i prossimi video, anche quelli di Legacy of the Void, e condividete il video con i vostri amici. Fatemi sapere invece nei commenti cosa avete scelto, cosa avreste scelto tra le due possibilità di evoluzione, tra le due ultralische. Ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. GG a tutti!